L'argomento che affronto in questa relazione riguarda la gestione delle zone di ripopolamento e cattura al fine di mantenimento e incremento della selvaggina nobile stanziale, in particolare per quanto riguarda la lepre e il fagiano. Vengono esposti le modalità adottate nel ricreare un nucleo adeguato di popolazione riferita ad entrambe le specie in questo caso, perché la zona in questione è una zona tra virgolette vocata a lepre e fagiano, non è vocata per la starna, e quindi abbiamo dapprima verificato la consistenza di queste popolazioni sul territorio, da cui è emersa che c'era necessità di reintrodurre un nucleo di individui adeguato ai parametri richiesti. Sono state fatte due emissioni per due anni consecutivi di fagiani e di lepri provenienti rispettivamente dal centro di San Vito in Monte, che ora è gestita dalla regione, e dal centro di allevamento di Torre Certalta per quanto riguarda le lepri. Quindi animali che da un punto di vista sanitario e da un punto di vista genetico avevano delle prerogative ben precise. I risultati ottenuti sono stati molto buoni per la lepre, perché dopo due anni abbiamo una consistenza tale che non ha richiesto ulteriori immissioni da allevamento, ma siamo riusciti a chiudere in breve tempo il piano di prelievo che l'ATC ha predisposto, cioè 42 lepri in pochissimo tempo. Per quanto riguarda invece il fagiano, ancorché vi sia stato un incremento significativo di presenze, quindi una buona presenza sul territorio, l'elemento critico è rappresentato dalla scarsa produttività di questa specie. Scarsa produttività che è legata a tutta una serie di fattori, alcuni non ancora completamente chiariti, per cui a fronte di una buona presenza sul territorio poi non abbiamo un numero adeguato di nidiate a fine stagione riproduttiva.